Va bene, finisco questa serie di interventi e provo a essere breve come tutti gli altri hanno provato a essere breve. Voglio articolare il mio contributo in tre punti, non voglio coprire tutto e non faccio riferimento a Gibbon, che devo dire che è una sessione assolutamente inglese, la lettura di Gibbon, io non ho mai letto, spero di non leggerlo mai. Bene, il quinto... Bellissimo. Sì, se me lo dicono, magari per lo stile. Il quinto secolo è un mondo di frammentazione, e Giulio ne ha parlato già. Una cosa che è chiarissima è che nelle campagne italiane non c'è più uno sviluppo, forse non c'era mai, ma sicuramente non c'è più uno sviluppo comune. Il nord è diverso dal sud, il centro è diverso da tutte e due, il nord della Toscana è diverso dal sud della Toscana. Qui avrei alcune domande a porre qui. Prima di tutto, se si comincia con la Toscana, esattamente che cosa sta accadendo in Toscana nei confronti col resto della penisola non mi pare del tutto chiaro. È il caso, per esempio, che la Toscana del Sud è tipico delle zone italiche, delle zone italiane fuori delle aree dominate delle grandi elite, che riguardano sia a Ravenna che dal punto di vista del nord che a Roma dal punto di vista del sud. E qui sarebbe il caso di guardare oltre la Toscana, cosa che finora probabilmente non si può fare, ma guardare in Umbria, guardare nelle Marche, nel famigerato Piceno con tutte queste sepolture cosiddette gotiche e via dicendo. E anche bisogna dire, e non è la prima volta che l'ho detto alla fine di un convegno, bisogna guardare a Lazio, che non è mai presentato in questi convegni, ma questo è l'impero romano senza Roma e Amleto senza il principe, come si direbbe in inglese. Cosa succede in Lazio? Sarebbe anche una cosa da domandarsi se si volesse capire bene la natura della provincializzazione italiana. Però se, per esempio, la crisi della Toscana del Sud abbia a che fare con la debolezza delle elite in loco, è questo un segno che la debolezza delle elite porta sistematicamente alla crisi rurale. E poi è un segno della relativa forza dell'Italia del Sud il fatto che gli elite iperricchi della classe senatoriale romana è più forte nel sud. Cioè, c'è un rapporto causale qui o no? Non sono ancora sicuro. Penso di sì, ma sicuramente non penso che si possa sapere bene finora. Ma è una domanda che vale la pena porre. È collegato strettamente con la seconda domanda, che quanto bene resistono questi elite iperricchi nel V secolo. Perché, come sappiamo, i Vandali vengono in Africa e ci sono opinioni contrastanti su esattamente cosa fanno in Africa, ma non penso che possa essere contrastato il fatto che un gruppo di persone che rovinano un gruppo di aziende che loro occupano sono le aziende dei senatori romani assenti, perché sicuramente non sarebbe la minima necessità che i Vandali mantenessero la forza economica della classe senatoriale di Roma, e poi tutte le fonti dicono esattamente il contrario. E questo che importanza ha
per la forza di questi iperricchi in Italia, soprattutto nell'Italia del Sud. E poi abbiamo sentito Elena Caliris sulla debolezza relativa di queste elite. Bisogna indagare questo con più, in più dettaglio, e probabilmente anche qui bisogna indagare a livello archeologico. Terza domanda, questa diversità delle esperienze del V secolo in Italia, quanto è collegato con la diversità già stabilita da parecchio delle produzioni artigianali? Abbiamo sentito 10 anni fa di questa provincializzazione in maniera abbastanza chiara nel convegno su John Hayes a Roma sulla ceramica, ma nell'archeologia 10 anni sono molti. Sarebbe il caso di rivisitare questi fatti allora stabiliti. Abbiamo sentito Guillaume Noyer sull'artigianato, ma era forse utile di sentire più discorsi sulle attività artigianali a livello provinciale per capire il rapporto fra questo e l'insediamento a livello archeologico e il rapporto fra questo e i documenti che abbiamo sulla forza provinciale, nel senso tecnico, delle province dell'Italia, ora delle elite locali. Ma almeno si può dire, a livello della microprovincializzazione, l'Italia è esattamente uguale ad ogni altra provincia romana. Abbiamo sentito Povanossele e Alfonso Vigila Scalera che hanno parlato in maniera autorevole di certe realtà galliche e ispaniche. Ci sono cambiamenti veramente notevoli nel V secolo, nel periodo dopo le ville. Infatti è interessante che ambedue hanno mostrato un movimento verso l'insediamento accentrato verso l'anno 500, che vale indagare un po' di più. Cioè, ci sono paralleli toscani, come si sa. Ma occorre anche dire che loro hanno parlato della Gallia del Nord, della Spagna centrale, o almeno del centro-nord, non hanno parlato della Gallia del Sud, che è del tutto diverso, della Spagna, della costa mediterranea o della Bettica, che sono ugualmente totalmente diversi. E poi Philip von Rummel ci dice che l'Africa, che la Tunisia, come dire, del nord è del tutto diversa della sorte della Tunisia del Sud. Questi cambiamenti mostrano che non c'è una contrapposizione fra l'Italia e la Gallia e la Spagna e l'Africa, ma ci sono tante regioni molto più piccole, ovunque. E questo dà un certo contesto delle constatazioni di Andrea Giardina all'inizio, riprese da Mario Mazza ora, che l'identità del concetto Italia è estremamente debole. E questo ha il suo riscontro col fatto che la sorte dell'Italia del Nord, la sorte dell'Italia del Sud, la sorte dell'Italia del Centro, queste sono del tutto diverse. Ma comunque la sorte della Gallia del Nord è diversa dalla Gallia del Sud, e la Gallia è un concetto molto più forte. E la Spagna, forse non la Spagna, ma l'Africa di sicuro sì. È un concetto forte, ma la sorte delle parti dell'Africa sono sicuramente divergenti, estremamente divergenti. Secondo punto che voglio discutere un po', cosa dice questo tipo di frammentazione, che è più visibile nel quinto che non nel quarto, e occorre anche dire è più visibile nel sesto che non nel quinto, e via dicendo. Mostra per esempio la debolezza dello Stato, oppure dimostra la presenza dei barbari. Infatti non abbiamo sentito tanto dalla sorte dello Stato, a parte la relazione estremamente interessante, revisionista di Salvatore Cosentino. Ma non penso che nessuno potrebbe dubitare che lo Stato si provincializza nel V secolo, perché viene conquistato pezzo per pezzo da altre persone. Ma
Fatto sta che si verifica una conquista di tutta l'Africa, ma comunque l'Africa si frammenta. L'Italia viene conquistata alla fine del V secolo e rimane un'entità a sé stante prima, ma si frantuma a livello economico comunque. Cioè le conquiste non sono sufficienti per spiegare questo tipo di frammentazione economica, frammentazione delle sorti differenti di questi micro-regioni. C'è qualcos'altro. Cioè, lo Stato stesso deve essere più debole, perché lo Stato romano è in genere una forza che omogeneizza l'esperienza locale. E questa omogeneità viene meno. E questo indicherebbe che lo Stato è più debole, e anche lo Stato locale è più debole alla fine del V secolo che non lo Stato supralocale all'inizio del V, secondo me. Si può discutere a lungo questo, ma l'insistenza del convegno non è stato solo Stato, dunque non voglio discuterlo oltre qui. I barbari sono collegati a tutto questo, perché naturalmente sono quelli che conquistano, fanno anche altre cose, ma una fra le cose che fanno i barbari è di conquistare. Abbiamo sentito molto più su questo tipo di tema e Walter ha esemplificato ora in maniera con cui condividere assolutamente. Ma abbiamo anche sentito che i barbari sono invisibili a livello archeologico, o quasi invisibili, ed è stata un elemento insistente nelle varie relazioni che abbiamo sentito. Irene Barbiera, Philippe von Rummel, Pablo Diaz, Paul Van Ossel, Alfonso Fichile Scalera, tutti quanti hanno parlato nella stessa direzione e nessuno ha parlato nella direzione opposta, almeno non in pubblico. Ma con questi, sono d'accordo con questi, i barbari sono invisibili. Secondo me è molto più importante per la cultura materiale del V secolo è il movimento verso uno stile di vestito abbastanza generalizzato attraverso tutti gli abitanti dell'impero romano, che è più militarizzato, cioè prende modi, forme, dai vestiti militari dei secoli precedenti e anche del V secolo stesso. In inglese persone come Swift o Hall hanno parlato parecchio di questo cambiamento nei vestiti in questi ultimi anni. Questi nuovi vestiti, questi nuovi stili di vestiti a volte sembrano barbari, fra virgolette, perché l'esercito è pieno di barbari, come si sa e come Michel Vanessa ha esplicato. Ma il processo è del tutto diverso. E poi occorre tenere in mente l'esempio affascinante dei necropoli del Duero, Alfonso Vigila Scalera ne ha fatto riferimento, che sono del V secolo, che sono altamente militarizzati, cioè ci sono armi dentro, ma la tradizione della cultura materiale è totalmente indigena, non ha nulla a che fare con i germanici, con i barbari, fra virgolette, e il resto. Non bisogna avere un esercito barbarico, un esercito barbaro per trovare degli elementi militari per i vestiti. In un senso si può raffigurare tutti i barbari con sottotipi dei romani. E qui riprendo certe cose che ha già detto Walter. In effetti i barbari sono un rifacimento delle categorie sociali in un mondo in cui, e cito Philippe von Rummel, l'impero romano non è più l'alternativa migliore. E penso in questo contesto, abbiamo già parlato io e lui di Vittorio di Vita, che scrive contro i Vandali,
che scrive contro le attività atroci dei Vandali, non contro i Romani, ma contro gli africani. Quasi la parola romano non c'è nel testo di Vittore di Vita. Sono sempre gli africani. Ma poi gli stessi Vandali si considerano come... un africano nel mondo di Vittore di Vita sta reagendo in una maniera romano, fra virgolette, perché è il popolo cristiano che viene attaccato da questa gente atroce. Ma gli stessi Vandali ragionano in forme del tutto romane quando loro provano ad imporre una versione del cristianesimo che noi chiamiamo ariano, loro invece lo chiamano ortodosso. E agiscono come Onorio, agiscono come gli imperatori, citano, copiano tutte le attività di Onorio all'inizio del V secolo nella sua campagna contro i donatisti. Lo citano esplicitamente: noi facciamo come gli imperatori perché è il nostro compito di sradicare l'eresia, che però è la religione della maggiorità di questi africani. Cioè, tutti e due, gli africani e i Vandali, si comportano in maniera del tutto romana, ma nessuno dei due si chiamano più romani. E in un senso sono tutti sottotipi dell'idea romana, ma non sono più. Ma qui non ragionano più nei termini di Roma, dell'impero romano. L'impero romano non è più utile per loro. E questo questo si può sviluppare nella direzione di persone come Walter Goffard, come Walter Goffard o Dick Whitaker, nel mondo dell'idea di per la verità niente cambia. È solo un cambiamento terminologico. La caduta dell'impero romano è il concetto sbagliato. Niente veramente accade. È un cambiamento nelle categorie. Ma non è vero. La frammentazione del V secolo è chiaramente documentata. Abbiamo visto. I barbari possono essere romani in tutta la loro cultura, in tutta la loro cultura materiale, ma non si chiamano romani e non mantengono in piedi l'impero romano. Fanno ben diversamente. E le aristocrazie locali devono avere a che fare con delle élite nuove. Locali non guardano più a Roma stessa. C'è una bella frase di Elena Caliri, e spero di averla citato bene: la trasversalità di questa gente, o meglio, il loro trasformismo. E si può giocare tutta la sorte del V secolo fra la parola trasversalità e la parola trasformismo. E alla fine la cosa è cambiata. Io sono del tutto ostile alla parola declino. La cancellerei dal nostro vocabolario se potessi, salvo in certi contesti molto ristretti. Ma c'è una rottura nel V secolo ed è legato a queste conquiste barbare, barbariche, con tutte le virgolette che volete, ma a queste conquiste. I Vandali in Africa non mandano più il grano a Roma. Questo conta. Mio terzo e ultimo punto è un'altra domanda. Il V secolo fa veramente parte dell'impero romano o fa parte dell'alto medioevo? E questa è una questione di grandi narrative, di metanarrative. Si può ragionare nei termini romani, nei termini degli antichisti: l'impero romano dura ancora, dura fino al VI secolo, guardiamo a Giustiniano,
Dunque, forse la storia del V secolo semplicemente fa parte dei cicli della storia romana. I momenti di tranquillità, i momenti di crisi, come il terzo secolo, del terzo secolo della crisi politica, oppure della crisi economica di tante città alla fine del secondo o inizio del terzo, cioè la Lucca di Federico Cantini, la Gallia di tanti autori. Che queste crisi sono sempre state risolvibili dentro i modelli romani, e forse le crisi del V secolo sarebbero state anche risolvibili dentro i modelli romani, anche se con senno di poi sappiamo che non era così. Oppure abbiamo un V secolo che guarda verso l'alto medioevo, forse il V secolo è il periodo in cui veramente comincia l'alto medioevo, cosa che bisogna dire sarebbe sicuramente il caso per la Britannia, che non abbiamo discusso. In un senso è l'inizio dell'alto medioevo. Almeno bisogna dire che ogni alto medievista deve cominciare almeno con il V secolo per capire che cosa succede nei secoli successivi. Questo è assolutamente chiaro. Non è logico di far che il V secolo faccia parte del centro interuniversitario per la storia e archeologia dell'alto medioevo. Non si tratta semplicemente di un atto di colonialismo. Ma se guardiamo il V secolo come parte dell'alto medioevo, bisogna farlo senza un senno di poi. Dobbiamo guardare il V secolo nei termini delle realtà di quel secolo e non di quelli successivi, senza cioè una teleologia verso il futuro. Nell'anno 500 l'Italia e anche il resto dell'impero, dell'ex impero occidentale, avrebbero potuto scegliere tante tracce diverse, e alcune di queste tracce non sono tanto medievali. Si potrebbe immaginare, per esempio, di una ricomposizione del Mediterraneo occidentale sotto l'egida dei Goti. Difficile, ma ben altro che impossibile. Dopotutto Teodorico conquista la Spagna, avrebbe potuto fare anche che altre cose. E si può anche dire che la conquista di Spagna era una cosa abbastanza debole, ma non è detto che non avrebbe potuto continuare, eccetera. Cioè, alla metà del VI secolo si può dire che queste soluzioni sono ormai chiuse, queste soluzioni politiche possibili sono ormai chiuse alla metà del VI secolo. La guerra gotica in Italia chiude molto. Ma nell'anno 500 sarei meno sicuro che sarebbe necessario pensare alla situazione alla fine del VI. C'è un momento di cerniera là che non è ancora successo nell'anno 500. E bisogna dunque pensare bene di evitare ogni teleologia quando guardiamo il secolo che abbiamo studiato qui. Ecco, grazie.